siamo in compagnia, per i lettori di AZ Informa, di Roberto Biondi, in questa bellissima location, uno scenario incantevole della Basilica di Collemaggio. Roberto Biondi, proviamo a fare una riflessione prendendo spunto da un incontro culturale che ti ha visto protagonista nello scorso mese di luglio a San Piero della Jenca, il Giardino Letterario. In particolare al centro della questione appunto il tema della poesia. Allora mi colpì molto così l'argomento che tu hai voluto proporre. Com'è possibile in una società attuale dominata dalla tecnologia e quindi dalla sfrenata lo sfrenato uso dei social e quindi della tecnologia, appunto, mettere al centro la poesia? Quanto è importante cercare di trovare una connessione tra questi due mondi antitetici per certi aspetti in un'epoca così particolare? Ma intanto io fisserei, diciamo, il fuoco e la questione più che su un rapporto dicotomico tra la tecnologia e la poesia, quindi più che sul contrasto tra queste due espressioni dell'humanitas, quanto piuttosto sui legami che ci sono, perché la tecnologia non esclude la poesia e la poesia non esclude la tecnologia. In realtà è l'uso che l'uomo fa delle due cose che è, come dire, dirimente per la vita di una persona. Quello che tu ricordavi che è successo lì a San Piero della Jenca è stato un momento molto importante di quella che io considero il modo vero di fare cultura. Un problema grosso secondo me risiede nel fatto che si fa cultura dando, come dire, importanza più che altro all'intrattenimento. Ecco, la cultura è diventata da troppo tempo a questa parte più che qualcosa che forma l'uomo, piuttosto a me sembra qualcosa che intrattenga l'uomo. Allora, a questo riguardo, la tecnologia diventa uno strumento drammatico per l'uomo, perché la tecnologia tutti sappiamo che è uno strumento di intrattenimento. Allora, il problema grosso secondo me non sta tanto nel praticare o no la poesia, nel praticare o no qualsiasi altra forma di arte, quanto piuttosto la concezione che ogni uomo ha del proprio tempo, cioè a che cosa serve il tempo che abbiamo. Si fa un gran parlare anche di come spendere il tempo libero, di come utilizzare le vacanze, le ferie, no? Noi siamo in un posto qui che è la Basilica di Collemaggio, che ovviamente è un luogo di cultura a tutti gli effetti, tant'è vero che stavamo facendo una riflessione poco prima del fatto che sia un gran via vai di turisti. Che cosa vengono a fare? Cosa vengono a vedere? Perché vengono qui e non stanno magari a, non lo so, a guardare un film o a guardare una partita? Perché evidentemente nell'uomo c'è una richiesta di bello. E la cultura, l'arte, la poesia sono questa risposta alla mancanza del bello che l'uomo sente dentro di sé e che va cercando nell'arte. Allora, la poesia, e la tua domanda ovviamente riguarda in maniera specifica la poesia, posso dire che è un'arte che in qualche modo deve essere praticata con ogni forza, perché effettivamente la poesia, come dice il mio amico poeta Davide Rondoni, è un modo che l'uomo ha per mettere a fuoco la vita. Ogni uomo nasce con una visione sfocata della propria esistenza e man mano che cresce, con le esperienze che fa, mette a fuoco la propria esistenza oppure la sfoca ancora di più, e quindi intraprende strade che poi lo porteranno inevitabilmente a commettere degli errori, degli sbagli, o a fare una vita non bella. Ecco, la poesia mette a fuoco la vita nel senso che ti dà la capacità di capire chi sei tu e di capire chi è l'uomo. Giorgio Caproni diceva, un grande poeta del Novecento, forse uno dei più grandi, diceva che alla domanda che cos'è la poesia, lui risponde con un'immagine figurativa, con una cosa fortemente simbolica. Dice: la poesia è come la benna di un escavatore. E tu scavi cercando il tuo io, e a un certo punto ti accorgi che questo io è comune a tutti gli uomini, quindi di fatto scopri qualcosa che unisce l'uomo e quindi non parla soltanto a te. Per questo la poesia non si può fare per se stessi, non si scrive poesia per sfogarsi, no? Per mettere nero su bianco le proprie emozioni, quello non interessa a nessuno, che cosa penso io
della, non lo so, di un albero o delle stelle cadenti. Diventa poesia nel momento in cui quel mio punto di vista sulla vita diventa comune agli altri. E questo purtroppo non è semplice da comprendere, per questo la poesia oggi è sempre, come dire, vive un rapporto di debolezza rispetto alla prosa o rispetto ad altre forme di arte come il cinema, per esempio, o come la musica, perché probabilmente la ragione sta nel fatto che si insegna anche male la poesia. E qui vorrei, come dire, aprire una piccola parentesi legata al mondo della scuola, perché per secoli dalla prima antologia di De Sanctis alle ultime antologie che sono in circolazione oggi, l'approccio alla poesia dell'autore utilizza una pericope, una frase che dice: l'autore qui vuole dire che. E questa, secondo me, questo è l'errore grande nell'incomprensione della poesia, perché non è l'autore vuole dire che, ma è che cosa dice a te l'autore oggi, cioè perché leggere Leopardi, perché leggere Dante, è il 700 anniversario della morte di Dante, no? Perché leggiamo Dante? Perché leggiamo una cosa vecchia di 700 anni? Perché evidentemente ancora parla all'uomo contemporaneo e parla di un viaggio spettacolare fatto in un contesto di sofferenza per dare risposta a una domanda sostanzialmente. Beatrice è viva o no? Cioè, anche se non vive più fisicamente, continua a vivere in qualche modo o no? E Dante questo fa. Allora chiunque di noi si è confrontato con la scomparsa di una persona cara può comprendere il perché del viaggio di Dante. Quindi non un viaggio di un folle, di un visionario che attraversa i tre regni dell'oltretomba per non si sa quale motivo, ma è per andare a riprendersi, a rivedere una persona cara. Io penso che chiunque di noi voglia rivedere le proprie persone care scomparse. Ecco, questo credo che sia il nocciolo della questione, e questo credo che sia importante anche che i ragazzi capiscano, e che lo capiscano anche all'interno della scuola, capiscano che è importante leggere poesia con questo, come dire, con questa forma interpretativa, e cercare all'interno delle poesie quegli shock poetici che parlano oggi all'uomo tecnologico che ha in mano un cellulare e che molte volte anche scrive poesie sui cellulari. Mi è capitato di scriverne tantissime sul cellulare, quindi la tecnologia non può essere demonizzata totalmente, va forse ripensata la poesia. Un'ultima cosa per chiudere, noi pensiamo che abbiamo un'idea, forse la maggior parte delle persone hanno l'idea che il poeta sia una persona che viva in un mondo iperuranico, no? Dominato dall'ispirazione, molte volte dall'incapacità anche di comprendere la vita concreta. Ma io posso dire in maniera paradossale che la poesia è arrivata molto prima della scienza a scoprire delle cose. Per esempio, il primo uomo sulla Luna c'è stato nel 68-69, Astolfo sulla Luna c'è stato molto prima, a riprendere il senno di Orlando che era innamorato di questa bellissima Angelica, per cui, come dire, la poesia 500 anni prima del primo viaggio reale sulla Luna, già sulla Luna c'era arrivata.